una squadra ultima nata in terza categoria che però consolida le sue posizioni in testa alla classifica. Sì, per ora non abbiamo fatto nulla. Venivamo da un buon secondo tempo, quello di sabato scorso contro il Portofino, e oggi abbiamo trovato una squadra molto organizzata di fronte a noi, che ha provato, ci ha ben inserito, soprattutto nella prima mezz'ora, attaccandoci come si deve, giocando con la giusta grinta, e noi siamo andati in difficoltà perché poi ci siamo un attimo adattati a non giocare la palla, e quindi abbiamo buttato via mezz'ora dove abbiamo preso meritatamente un gol. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci siamo decisi a giocare il pallone, ma comunque siamo una squadra abbastanza tecnica e dobbiamo sfruttare questo, e siamo riusciti a trovare due reti. Però di nuovo abbiamo fatto il 3-1 nella ripresa, e non si può calare di concentrazione perché poi si pensa alla partita chiusa, invece abbiamo regalato un rigore agli avversari, quindi siamo andati a riaprire una partita dove poi sono arrivate anche due espulsioni, quindi abbiamo dovuto difenderci in 10 uomini per mezz'ora e almeno un quarto d'ora in 9 uomini. Però sono contento perché sono riusciti a soffrire, a combattere fino alla fine, comunque abbiamo portato a casa i 3 punti, e questo è l'importante. Adesso dobbiamo fare la conta degli squalificati, perché poi ne veniamo anche da una doppia squalifica dell'ultima partita, e sabato prossimo abbiamo l'Entella, che probabilmente è una squadra costruita per vincere, sarà una battaglia, però ci riorganizziamo da martedì e ci prepariamo alla prossima partita. Simone Raggio, portiere infortunato del Carasco. Una giornata non positiva per i tuoi compagni di squadra. Purtroppo un risultato negativo, nonostante una bella partita dei miei compagni. Siamo partiti bene, andando in vantaggio, poi abbiamo avuto un po' un blackout. Abbiamo provato a recuperarla alla fine, ma l'Atletico San Salvatore si è dimostrato una squadra degna del nome che si è fatta prima di cominciare questo campionato. E recriminiamo magari qualche occasione sprecata che potevamo segnare, invece i nostri attaccanti quest'oggi non sono riusciti a finalizzare bene le azioni. Il prossimo turno. Prossimo turno giochiamo con Radio Portofino, squadra sempre ostica, anche perché il campo in colmata, soprattutto all'orario alle 18:15, non sarà facile, c'è sempre molto vento, e sono sempre quei campi dove è difficile andare a giocare. Sarà una battaglia come tutte le partite di questo campionato.